Allora, una nota polemica su, non su questa giostra del Saraceno, ma in generale sulla riconoscenza che non è stata mai tributata a questo signore che è accanto a me, che è conosciuto ad Arezzo da tutti come il nonno e che credo abbia 50 anni di Saraceno. Di Saraceno. Allora, non parliamo di alcun quartiere, parliamo del trattamento che ti è stato riservato, perché io vorrei far sapere agli aretini che cosa ti è successo. Io al Saraceno di giugno dell'anno scorso ho festeggiato 50 anni di storia di Saraceno. E non perché non avevo bisogno, perché io vado a vedere la giostra in sede dei sbandieratori, ma così per vedere come reagivano, ho chiesto se potevo avere un biglietto, perché pensavo automaticamente che in 50 anni meritasse un biglietto. No, dovresti avere, io credo, scusa se ti interrompo, chi è come te dovrebbe avere una tessera d'oro, una carta d'oro, per chi ha contribuito a un evento di una città, no? Nelle città, allo Stadio Olimpico a Roma, a chi ha contribuito alla grandezza della Roma, della Lazio, gli danno la tribuna d'onore, giusto? Ma perché poi io penso un'altra cosa, personaggi, ma non perché ci sono io personalmente, Livi Pasquale, il Renato Brunetti, domani nel Chiericoni, sono personaggi che possono essere utili come esperienza per la storia che hanno dato alla giostra, certo. E non dovrebbero abbandonarli questa gente qui, dovrebbero essere vicini al sindaco quando c'è la giostra del Saraceno. Quindi tu andassi dal sindaco? Sì. Fanfani, sì? Sì, sì, sì. E lui alla mia richiesta praticamente... Non t'ha cacato, diciamo. No, ho detto la retina, usando detto la retina non mi ha manco cacato. Chiamò l'impiegata del comune, almeno un po' di soddisfazione penso che la potevo meritare. Penso proprio di sì. Non per il biglietto, ma per dire guarda nonno, faremo il possibile. In 50 anni qualcosa di utile avrò fatto per la città, per meritare, ma non per il biglietto. Il biglietto è una cosa, è l'ultima così. Cosa. È l'ultima cosa. È il principio. È il principio. Perché io mi sono sentito, ma non lo posso trasmettere agli altri, orgoglioso di aver fatto parte di un gruppo che ha portato il nome d'Arezzo in tutto il mondo. Questo non me lo può cavare né nessuno dalla testa, né se mi dai un biglietto, se mi dai una seggiola dietro il burattino. Però essere riconoscente penso che era il minimo. Non è che con un diploma mi ripaghi o un biglietto, tanto quello che ho avuto l'ho tutto qui. Un minimo d'attenzione, una persona che ha un grande cuore, che è stato disdegnato da una persona che ha grande voglia di tagliare i nastri, e parlo del nostro sindaco Giuseppe Fanfani, avvocato, che non l'avesse capito, che ha trattato così uno dei simboli del Saraceno d'Arezzo. Quando lo incontrate, guardatelo negli occhi e se vi va diteglielo, da parte del nonno, un grazie per non l'avere cacato minimamente nella ricorrenza della giostra del Saraceno. Grazie, ho detto bene? Non hai parlato come un tipo stampato. Vai.